raga, guardate che ciao, c'è quella gran puttana di sole. Non devo dire grande. No, no, dai, non sai che non mi piace. Ciao, la mia migliore amica, la Sani. Ciao, amiche forever. Mannaggia quel frocetto che ci ha fatto litiga. Daniele, ovviamente. Chi? Quel frocetto che ci ha fatto litiga. Quel frocione, quindi. Ah, sì, comunque, Sani. Allora, quest'oggi io voglio... Si è rotto il cazzo, amore. Allora, niente, la Shani, come sapete tutti, è un po' sciocchina, è un po' banaletta, è un po' nel suo mondo, lei la ficca ce l'ha solo per pensare. Ma non è vero, ma cosa dici? Sì, Gioia, te lo dico io. E quindi oggi la sua cara amica, Analia Succhiapulli, gli vuole insegnare l'ABC del porcume, ovvero le barzellette trash. Cioè, io non so neanche che cosa voglio dire trash, però lei mi ha detto che devo un attimo svegliarsi perché ho rotto scalzo. Sì, è usato un termine strano. Cioè, Gioia, cosa ho detto? Sbelli qualcosa. Sbellinarti, ti ho detto. Cioè, sbellinarti. Devi assolutamente evolvere la fica, farla diventare una cosa che serve ad inserire. Vabbè, insomma, del materiale. Si può fare accusando un altro tipo di linguaggio. Ma comunque, sì, allora, senti, ora una ad uno, leggiamo le barzellette, ecco, e vediamo se le capisci. Partiamo da questa, da questo. Dai, vai, mi piacciono le barzellette. Ti piace? Non ne una che ti fa ridere tantissimo. Dottore, ma che cos'è questa? Il dottore dice: è una supposta. Ah, e cosa ci devo fare? Me la devo mettere nel panino. E il dottore, no, guarda, te la devi mettere nel sedere. Cioè, non lo so, non l'ho mai capita. Però il tono che usa il dottore. Te la dico una bella che secondo me ti fa ridere tantissimo. Sì. Un uomo entra in un caffè, splash. Sì. No, non l'ho capita. Eppure non ci sono porcherie. Te ne dico una allora, mm-hmm, che te ne dico un'altra. Un uomo nero entra in una donna bianca, splash. No, non l'ho capita. Vaffanculo, Shani. Allora, cominciamo subito e leggiamo una ad uno le barzellette, vediamo se la Shani riesce a capirlo. Comunque cercherò di farglielo capire perché raga non capisce un cazzo. Dai. Partiamo, leggi la prima, Gioia. Okay. Sì, leggi la prima. Due gay. Ovviamente gay, quali sono, Gioia? Sono quelle persone che hanno delle malattie inculabili. Sì, sono persone malate. Esattamente. Stanno facendo l'amore. Sì. Che carini, però. È vero, capuzzosi. Si stanno inculando. Sai, caro, ho fatto il test e ho scoperto di avere l'AIDS. Non ti rattristare, vai avanti. Cosa? Gli dice l'altro, mi pare di capire. E me lo dici così? Giustamente, poverino, c'ha ragione. Gioia, non è... pomeriggio 5, non è il primo. Scherzo, ma mi piace quando stringi il popò. L'hai capita, Gioia? Oh, mi ha fatto ridere, cioè, praticamente glielo buttano, gli dice c'ho l'AIDS, questo qua si spaventa, stringe il buco del culo. Gioia, il buco del culo, gli sollazzo la cappella, capito? Ma non vedo cioè non capisco come. Stringendo il culo, Gioia. Ma perché stringendo il culo? Perché si è spaventato. Proviamo con la prossima. Dai, allora dunque. Allora, la moglie sorprende il marito che si masturba sotto la doccia e lo rimprovera. Perché lo rimprovera, secondo te? Beh, perché sono cose che fa il diavolo. Il diavolo fa le pentole e le seghe, quindi. Le pentole, i coperchi e le seghe. Esatto. Allora la moglie sorprende il marito che si masturba sotto la doccia. E lo rimprovera. E lui risponde: potrò pure lavarlo alla velocità che voglio. Non l'ho capita. Perché hai riso per fare il... Ha riso perché mi fa ridere tu. Ah, però secondo te perché? Perché l'ha lavata a quella velocità veloce? E perché ce l'aveva tanto sporco. Ah, quindi fa prima o c'era un impegno? Beh, quando un abito è sporco, cioè per esempio quando la mia gonnellina è tanto sporca, io la lavo così, è agito. Poi quando devi uscire, c'è un impegno, vai veloce per... Sì, certo. Giusto. È così, no? Sì, è esattamente così. Okay. Poi, un bambino... Ah, carina! Divertente, allora! L'ho capita! Esattamente così, cioè... Il marito ha detto, senti, ma se io c'ho fretta e devo lavarmelo veloce, lasciami perdere! Divertente! Bella, mi è piaciuta questa, molto. Vado Io? Sì, vai tu, affanculo. No, per dire, vai. Un bambino cinese, che carino, che è giallo, è giallo con il piscio. I piccini c'hanno lì. Cioè non è che devi discriminare. Sì, no, aspetta, infatti. E chiede alla mamma: mamma, chi sono i flog?
I froci? Sì. Cosa sono i froci? Va avanti, Zoya. Sono persone malate. Cosa sono le persone? Zoya, sono cinesi, non la dicono la R. Ah, in quel senso? Sì, va avanti. Ho capito. Malate gravi, quindi gravi, giusto? Sì. Malate gravi. Incurabili. Quindi incurabili. Ok, sì. Sì, beh, sì, posso concordare con questa affermazione. La battuta era sull'incurabile. Posso concordare con questa affermazione, ma ti posso anche spiegare il perché sei. Sì, se vuoi, dimmi. Anche io penso che secondo me i miei gay vadano curati, secondo quello che è il mio pensiero, ovviamente. Perché sono un po' delle turbe che secondo me si creano in fase adolescenziale. Sì. La fase adolescenziale, purtroppo. Cioè, tu in fase adolescenziale guardi Bim Bum Balo pegli in culo, praticamente. Perché dovrei prenderlo in culo? No. Non vedo per quale motivo. Perché i gay lo prendono in culo? Come fanno? Con il culo, come fanno? Con il buco del culo. Non capisco. Cioè, Gioia, il tuo problema è che non hai capito la battuta. Ovviamente. A sti cazzi, andiamo avanti. Al mare. Papà, mi compri il materassino a forma di... Senti, non è ti che siamo ascoltando. A TRL che devi salutare. Ma ti sto ascoltando. Al mare, papà, mi compri il materassino a forma di bagnino. Ma non esistono. Ma come? La mamma dietro lo scoglio le sta gonfiando uno. Hai capito? Ma se non esistono, come fa a gonfiarlo? Ah, aspetta, ho capito. Ho capito. L'hai capita? Sì. Cioè, è divertente. Come ha fatto? Cioè, la madre... Ho capito. La madre ha preso un altro materassino pensando che fosse a forma di bagnino. In realtà era tipo a forma di coccodrillo. Tipo. Esattamente. Ah, ho capito. Gioia, la mamma stava divertente. Praticando un spomponaccio sul bagnino. Sì, per gonfiarlo. Cioè, pensava perché che fosse a forma di bagnino. Cioè, tu vedi tipo tuo padre a sottiletta. Ciao, pa. Ma lo gonfi? Ma qui sta parlando di materassino. Tuo padre un materassino. Guarda che hai capito male. Qui sta parlando di materassino. Scusa, non di persone. Ma allora, ma se io mi metto a ciucciare al cazzo di tuo padre. Ma cosa c'entra adesso? Cosa che questo? Faccio regolarmente? Cosa c'entra adesso? No, senti. Cosa che faccio regolarmente? Non è che lo faccio per gonfiarlo perché è sottile. Mio padre non verrebbe mai con te. Sì. Comunque. Questo è lo sfondo del mio desktop. Non voglio vederlo. Ecco. Guarda lo sfondo del mio desktop. Comunque tu non hai capito perché qui sta parlando di materassino. Questo non è mio padre. Sì, perché hai visto il cazzo. Guarda la faccia. Questo non è mio padre. Questo se va bene è uno di quei vecchi schifosi a che tu non fai altro fatti. Che pagare sì. Perché ti possono. Scusa un attimo. Infilare. Sì. Quella va bene, cosetta Zoya. Nella fringuella. Stai zitta un attimo, Zoya. Pronto? Signor De Savoia. Non è vero. Sono Analia. Non è vero. Ciao amore. Senta, può dire a sua figlia che l'ho spomponocciato, che talmente l'ho risucchiato, che è diventato. Mai. È diventato. È presente mio la frutta. Padre non ha Gioia, mai fatto. È presente la frutta disidratata. Ero il cazzo di tuo padre dopo il mio trattamento. Mio padre non ha mai fatto quelle cose. Gioia, sì, glielo dici tu. Papi. Lo so, ma è lei che insiste. È lei che insiste, ma io lo so benissimo che tu non saresti mai in grado di fare queste cose. Io l'ho detto, ma lei che insiste. No, no, guarda, sto cercando di riprendere il telefono. Senti, non è che davanti a tua figlia devi fare l'ingenuo, perché ti posso dire che c'è lo stemma del Napoli disegnato sullo scroto destro. Ma come faccio a saperlo? Mio padre è siciliano. Lo sai che tu c'hai lo stemma del Napoli? È siciliano. Ah, scusa, quindi, Sicilia, vabbè. Non può avere lo stemma. Senti, tua figlia è una gran puttana come tua moglie, te sei veramente un gran coglione, ciao. No. Comunque andiamo avanti. No. Muoviti, ci sono altri due schiaffi. No. No sto cazzo, muoviti. Un signore entra in un negozio di dischi. Ma finisci di spegnere sto cazzo di mouse. Non lo aspetto io. Quando l'ho toccato. Ah vabbè, allora vai a far culo mia mamma. Al permesso probabilmente. Esatto. Un signore entra in un negozio di dischi. Sì. Vorrei azzurro, dice Lentana, bellissima. Come fa? La pelle d'oca. Azzurro. Vabbè, non ci interessa, vai avanti. Pelle d'oca. Sì. E la commessa. Azzurro non c'è. Se vuole, le do 24.000 baci. Con 24.000 baci. Cioè, frega un cazzo. Che carina sta battuta già. Non è bellissima. E lui. Vado di fretta, va bene, sono un pompino.
l'ho capita. 24.000 baci, no, preferisco un pompino che in 3 secondi vengono. È orribile. Dove va? Ma che non lo so, Gioia, non è rilevante la battuta. No, tu hai detto 3 secondi vengo. Dove? Cioè, dove sta andando? Sul pavimento della FNAC. E perché ha fretta di andare sul pavimento della FNAC? Per rotolarsi così come un grotalo, capito? Ma nel pavimento della FNAC? Sì, ma mica si può rotolare. Ma sì, Gioia, c'è il cartellino, è vietato fare il gioco della palla, ma rotolarsi è possibile, cioè c'è proprio scritto. Io non lo sapevo. E adesso quando tu vai, rotolati così ti mettono in galera. Quindi la battuta è che lui ha fretta di andare a rotolarsi. Di andare a rotolarsi, esattamente. Bene, andiamo avanti, non perché la Shani capito. Veramente mi sta facendo ribollire lo squirto. Non ho molto capito. Comunque, sei talmente troia, questa te la dedico. Ma che, senti, che quando qualcuno ti dice batti il 5, guardi l'agenda per vedere se sei libera quel giorno. Batti il 5, Shani. Sì, però non capisco per quale motivo debba guardare l'agenda. Infatti, anche perché sei piena tutti i giorni e non, cioè, guardarla. Non ho molto tempo a fare questo, no? No, Gioia, il fatto è che... Cioè, uno dice se batti il 20 due volte, allora uno, sì, dice... Sì, Gioia, il fatto è che a te non hai bisogno di guardare l'agenda. Sei a tappo fino a novembre, cioè... Ma no, ma non, io non capisco... Ma perché dovrei guardare l'agenda? Ma infatti li sai a memoria i tuoi clienti, lo sappiamo che la dea Dani... Ma io non capisco. No, Gioia, è vero, non capisci? No. Perché sei una cogliona, cioè... Quell'altra spiegazione c'è di una persona che non capisce un cazzo. Io almeno un cazzo lo capisco, lo prendo. Tu non lo prendi e non lo capisci, cioè. Ma guarda, sono scelte di vita, va bene? Vabbè. Non è che se tu prendi cazzi dalla mattina alla sera Dio mi possa perdonare per questa brutta parola che ho detto. Cosa fai la sera? Non si può dire sera. Non si può dire cazzo. L'hai detto? Sì, l'ho detto, ma perché è giusto rimarcare tutte le, tutti i peccati che tu dici, che tiri fuori da quella bocca. No, ho detto solo, no, bocca. Io non tiro fuori dalla bocca, io prendo. Io prendo. Dolore? Dolore persistente? Fottiti, sì, lo sapevo. Dai, lezzo, cogliona. Sei talmente... No, quella è letta tu. No, vai, lezzo, la so. Sei talmente troia che lavori alle poste solo per stare a contatto con i pacchi. Infatti mi sono anche scritta da affari tuoi. Ma perché te lo tirano il pacco? No, sì, infatti, qua. No, no, te lo tirano proprio della serie, no, che schifo. Poi, Gioia, sai che differenza c'è tra te e un prete? No. Se un prete fa una scopata fa peccato, se la fai tu fai un miracolo. Guarda, questo è vero il contrario. Ecco perché l'hai letta tu. Perché questa riguarda te. Questa l'hai capita, però, appunto. Questa riguarda te. L'hai capita questa? No, non l'ho capita. Allora che cazzo dici che riguarda te? Ma perché non pensi un attimo di lisciarti quei capelli? Perché il riccio... Cioè, guarda come sono belli. Perché il riccio mi dona. E poi è in pandan con la fica. Anche la fica è uguale. Guarda come sono belli. Anche la mia fica è così, lo sai, Gioia. Vuoi vedere? Guarda. Che schifo. Ma è una Aspetta. Scena. No. Senti il pelo. No. Che senti il pelo? Senti. Ma è tutto viscido. È un puntino, hai sentito? Ma è tutto viscido. Senti l'odore. No, che schifo, non lo voglio sentire. Ancora, se tu, senti, è un puntino. Non ti pulire nei capelli che l'ho lavati l'anno scorso. Gioia, vai avanti a leggere, su. Guarda come sono belli i capelli, dici. Ma fanno schifo. Che sembra... farai, fossi te? Gioia, fai schifo. Sembri la brutta copia cessa di Alice nel paese delle meraviglie. Non è vero. C'aveva un altro vestitino, lei. L'ha comprato da H&M. Allora, sì. L'ho comprato da Chanel. Da te stessa? No, l'ho comprato da una che ha usato rubare il mio nome. Pensa a te, pensa a te. Nettamente più brutta di me. Ovviamente. Poi, vai avanti, cortinella. Una mamma accompagna la figlia dal ginecologo. Che cos'è? È quello che ti guarda la fica. Cioè, devi pagarlo per farti guardare la fica. Ma perché uno dovrebbe guardare la patatina? Perché magari dentro ci trovi gli arbusti, i licheni, il labello, cioè quanta roba ci avrei buttato dentro. Cioè, qui è parte del tetanico. Guarda che non è che tutti si infilano robe come te. No, Gioia? No. Tu ci metti la Mastercard? Visto che c'è la fessurina. Ragazza, sì. E il ginecologo, vista la ragazza, e dice alla madre... Visita la ragazza. Ah, ecco, capisci un cazzo, capisci tu, Daniele. Visita la ragazza e dice alla madre: signora, ma sua figlia ha clitoride come il cappuccetto di una penna biro. E la signora chiede: come, lungo e stretto? E il medico risponde: no, tutto masticato. L'hai capito?
finita questa? No. Secondo te, Gioia, sì, qual è la condizione in cui qualcuno pratica la masticazione clitorida? Masticazione clitorida? Clitorida, sì. Non lo so, secondo me non la si... Non la si... Cioè, no, è un atto di cannibalismo, secondo te? Sì. Sì, di malati, di perversi. Perversi di malati. Di pervertiti. Perversi pervertiti malati. Sì. Ti dirò, se tu guardi il mio clito, sembra un chewing gum spaccicato, cioè. Un po' come la tua faccia. Perché mi tratti male, Sani? Non ti sto trattando male. Io ti sto cercando di far capire come gira il mondo. Non ti sto trattando male. Tu mi tratti male. Non è vero. Io mi metto una banana per consolarmi. Tutto passato, andiamo avanti. Allora, sai cosa dice una svedese al marito dopo 30 pompini? Stoccolma! Ma anche dopo uno, già, non è che... Questa penso di averla capita. L'hai capita? Sì. Cosa c'è? Dai, ragazzi, ce la sta facendo. Perché evidentemente gli svedesi fanno più serie di noi. Che cazzo c'entra, Gioia? Non è quello, che l'ha riempita di sbuba come fosse praticamente, che ne so, è presente i distributori, quelli quelli da ufficio. Ma quindi la sbuba è un tipo di caffè? Sì, fai conto, l'espresso, la crema Nespresso, questa qua è a tappo di sbuba fin qua, e quindi è colma, capito? Sta colma. Però è buona, cioè dovrebbe essere contenta. Come fai a sapere che è buona? Io sarei contenta se allora, fosse colma di crema di caffè. Ti invito nella prossima gangbang buccacchetta e fai la star con la in centro che sta così e si prende più schizzi che gli scogli di nervi. Ma perché è un gioco? Sì. Cioè si tira il caffè? Sì, bianco però. Caffè bianco? Sì, una novità. Bello, sì, non l'ho mai sentito. Sì, vengo. Anche loro. Ah, sì, vengono anche loro. Sì, loro soprattutto. Bene, loro vengono se tu vieni, capito? Ah, sì. Bello, sì. Tu stai in centro così e ti arrivano tutti in faccia, no? Poi lo scopo sta nel croccantizzare e il giorno dopo staccarli come pellicolina di vena, vero? No. Come? La faccia aperta per la parte. Gioia, allora statene a casa, secondo me. No, scusami, ma guarda. Comunque, cioè, andiamo avanti perché mancano 6 minuti, puttanella. Guarda. Poi mi si rovina. Ma se fai schifo al cazzo, su. Come ti permetti? Ma come ti permetti? Staccati subito. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Vuoi andare avanti? Sì. Mi piaceva. C'è un bimbo che si chiama Storto. Veramente devo leggere prima questa, Zoya. Un tipo sulla spiaggia vede un nero. Un negro. Che striscia il pesello sulla sabbia. Ce l'hanno anche in nero il pesello. E si avvicina. Sì. Ma cosa stai facendo? Cioè, giustamente. Sì. E lui. Io avrei perso il portafogli. Bagnino, detto me, col cazzo che lo trovi. Allora usa come rastrello, hai capito? Che poi essendo nero, minchia, c'è una ruspa che minchia lo chiamano nei cantieri, capito? Cioè, quindi questo sta cercando il portafoglio col cazzo. Nel tentativo che. Che la cappella dal buco della cappella lo risucchi e poi si trova il portafoglio a metà pacco e lo deve estrarre, capito? Non mi fa ridere, mi fa schifo. Perché sei razzista. Viva i neri. Cambogiani in ascolto. Allora. C'è un bimbo che si chiama Storto. La sera Storto va a dare la buonanotte alla mamma e al papà che sono a letto. La mamma dice: è entrato Storto. E il papà: se continui a muoverti non è colpa mia. Hai capito? No, cosa c'entra col fatto che la madre si muova, il fatto che il bambino entri? È entrato il cazzo Storto, il figlio l'ha chiamato Storto, capito? Ma sono cose schifose. Gioia, vorresti dirmi che a te non ti è mai entrato uno in posca? Non si devono toccare i bambini. Ma non l'hanno buttato in culo? Non si devono toccare i bambini. A prescindere che sia un nome, a prescindere che sia una cosa fisica. Gioia. Non si devono toccare i bambini. Ma sono Gioia, sacri. Sono doni del Signore. Ma quello sono angeli Gioia, scesi i bambini in terra. Sono nati per una chiavata comunque, cioè. Ma cazzo, l'ho turbata, lo sa. L'hai capito che sei nata anche tu da una chiavatona? Zoya? No,
suo padre l'ha concepita con l'allegro chirurgo. La cicogna, va bene? Sì, ma la cicogna... Mi ha portato la cicogna. La cicogna ha scopato con tuo padre. No, allora. Senti. No, senti, è una cicogna. No, va bene. Eh? Va bene, va bene. Vai, leggi l'ultima. Mamma, mamma, il bambino del piano di sopra ha il pitello come una nocciolina. Piccolo. No, salato. Parliamo di questo fatto. Il cazzo salato non ci piace. Cioè, dovete spalmarlo nel burro d'arachidi che fa anche pezzetti. Che poi, cioè, buono il burro d'arachidi. Sul cazzo. No, il burro d'arachidi. Mi piace molto. Perché poi fa le scagliette, si confonde con le croste del cazzo, capito? Quindi è più divertente. Cioè, dove così? Crosta. No, è burro. Crosta. Sì, cazzo, è crosta. Cioè, è bellissimo. Ma la crosta è salata, no? No, la crosta è un po' marognola. Fa sentire la tua? Perché sa di banana? Io non ho croste. Sa di banana? Perché prima ho fatto un gioco con una deficiente e avevo la banana sempre nel collo. Zoe, te il gioco l'hai fatta a casa tua. Cioè, no. Guarda, c'è ancora il segno della merda. Per forza, te la sei infilata prima. È quella che ti sei infilata prima. Ha scombato la mutanda. È quella che ti sei infilata prima. Ora che ora ti fili anche in bocca. Nonostante sia sporca. Coprofaga. Gianni. Coprofaga. Coprofaga. Sì. Coprofaga. Sì. Cos'è peggio di... E io capra, ci sfiorerei il nome. Capra, capra. Gianni, se non mi rispondi più nella pagina, sappi che ti amo. Questa non è merda, ma sappi che ti amo. Ho detto Gianni. È un nome come un altro, Sani. A me non piacciono questi pregiudizi così. Povere persone, lui ci starà soffrendo. Sì, ci starà soffrendo, capite? Mangiandosi un panino alla merda, però. Va bene, puttanella. Il tag è finito, cioè il tag. E se? Le barzellette sono finite. Non le ho capite. Non le ha capite, non c'è verso. Per la prossima puntata vedremo di spiegargli alla Sani come nascono. Che cazzo fai, Sani? Mi sto togliendo gli elastici perché voglio far vedere a tutti i miei bellissimi capelli. Ma fanno schifo.